Ehi ragazzi, buongiorno, bentornati. Oggi siamo con Grace. Eccola qua. È vero? È vero? Amore? È fantastica, ragazzi. È qualcosa di eccezionale. Vabbè, gli animali hanno qualcosa qualcosa in più, sicuramente. Allora, oggi di cosa vi voglio parlare? Oggi vi voglio parlare del meraviglioso mondo dell'ipocromico giallo avorio. Praticamente è il mio primo canarino, i miei primi successi ornitologici riguardano lui. E, naturalmente oggi voglio mostrarvi quali sono i canarini, diciamo, più indicati in questa categoria. E io li allevo da sempre, sono bravissimi a riprodursi, sono diventati degli ottimi soggetti. E negli anni ho conseguito parecchi titoli importanti. Però ecco, entriamo un po' più nello specifico. Naturalmente volevo ricordarvi di mandarmi cortesemente le foto, perché stiamo sicuramente nei prossimi giorni andiamo in stampa, quindi se per cortesia riusciamo. Aspetta, se per cortesia riusciamo a mandarmi qualche foto in privato al 340 30, si vede il numero 340 30 39 199, in modo tale che mettiamo nome e cognome sotto, così come sta in questo caso qua, e andiamo in stampa per, diciamo, il calendario 2025. E l'altra nota che volevo mettere in evidenza è che il 2 e 3 c'è la mostra internazionale dei tre mari del Mediterraneo qui a Bari. Quindi, così come ha fatto il maestro Nino, che verrà a trovarci qui a Bari dalla Sicilia, approfittate, perché insomma l'aeroporto è vicino. La stazione del treno è vicinissima, quindi potete anche approfittare della mia persona per venirvi a prendere ed accompagnare. Quindi approfittate, venite, perché ci sarà sicuramente una grande festa ornitologica. In passato siamo arrivati a fare anche i 5.000 e 6.000 ingabbi, quindi è sempre molto, molto vissuta bene dagli allevatori la mostra ornitologica di Bari. Quindi vi invito. E poi noi abbiamo questa cosa che si chiama sole, che è qualcosa di fantastico. Quindi venite, perché ci sarà da divertirsi. Entriamo un po' più nello specifico. Allora, io spero si veda bene dalle immagini. Questi sono tutti avori obbrinati. Uno, due e tre. Naturalmente, quando si parla di brinatura, è quella patina bianca che vediamo sul mantello, che deve essere quanto più uniforme possibile, e naturalmente anche sulle ali. Allora, in questo caso si esprime molto, molto peggio, se vogliamo, perché parliamo di due femminucce. Quindi solitamente sono i maschi quelli che hanno una livrea molto più uniforme e si presentano molto bene, tipo questo qua a sinistra, ma ancora meglio questi due. Poi naturalmente tutto anche subordinato ai soggetti con cui si confrontano, naturalmente. Però la cosa, altra particolarità, che il mantello deve essere bello attillato, devono essere delle piume che fuoriescono. In questo caso il soggetto è ottimo. Non parliamo di eccellenza, perché riuscire a fare un canarino eccellente è per pochi, però ci si deve sempre provare, naturalmente. Ecco qua, guardate. Sono belli. I maschietti esprimono un lipocromo, quindi un colore, perché qualcuno mi rimproverava l'altro giorno, leggendo il mio libro, dice: Giuseppe, però dovresti anche spiegare, quando parli di lipocromo, di cosa si tratta. Ecco, appunto, quindi ora non sto sbagliando. Quando parliamo di lipocromo, è il colore del mantello, che deve essere, bisogna cercare di averlo uniforme su tutto il mantello.
Insomma, in questi due casi abbiamo un buon esempio. Soprattutto quello che è in basso, questo qua, è particolarmente bello. Un'altra cosa che penalizza è quando vediamo le ali un po' più biancastre, e questo è un punto di penalizzazione. Però, come sapete, io non coloro i canarini e quindi questo problema me lo porto già da tempo, perché appunto questi soggetti vanno colorati e diventano uniformi anche sulle ali. Ed è una cosa che, beh, sicuramente farà penalizzare i soggetti. Naturalmente sulle femminucce è ancora più evidente, guardate. Però c'è la possibilità pure di ingabbiarli come ala bianca. Allora, questi sono gli intensi. Sempre giallo avorio intenso. Guardate questa particolarità. Questi sono due maschietti e l'ipocromo, quindi il colore. Guarda, questo c'è una coda un po' rovinata. Il colore, come dire, si esprime in maniera più forte. Guardate. Molto bello come soggetto questo qua. Ma anche questo. Ha una coda scomposta, però anche questo è un canale molto bello. Guardate invece le femminucce. La differenza di colore, la notate? Ecco, magari in questo modo probabilmente si riesce a vedere meglio. Questo è l'intenso maschio. Vedete come è molto più marcato il colore. Mamma mia. E queste sono le femminucce. Spesso vengono preferite le femminucce proprio perché hanno questo colore avorio. Come dire, molto appunto assomigliante all'avorio. Infatti in una mostra dalle mie parti ho fatto un campione razza con una femminuccia già all'avorio ali bianche. Queste sono, ve le garantisco che sono bellissime. Oltre alla forma che è anche molto molto bella. Naturalmente queste cerchiamo di portarle alla mostra di Bari. Il 2 e il 3 novembre, vi aspetto. E poi volevo farvi notare come qua siamo secondo me vicino all'eccellenza, perché questo è un lutino avorio brinato. È bellissimo, un canarino maschio lipocromico, già l'avorio brinato con gli occhi rossi, quindi lutino avorio brinato. Ha una uniformità di colore. Come dire, uguali a pochi, veramente eccellente come soggetto, oltre al canto che ha, che è bellissimo. Ecco qua, intensi femmine e intensi maschi. Bene ragazzi, allora abbiamo parlato un po' del canarino lipocromico giallo avorio, canarino sul quale diciamo, ho ottenuto parecchi risultati molto molto belli. Qua c'è Grace che vi saluta e volevo ricordarvi che il 25-26 ottobre sono a Cesena per la specialistica dello York. È la mia prima esperienza in una specialistica. Quindi non so come, io porterò i miei canarini York, vediamo come, io speriamo che me la cavo. E volevo ricordarvi, mi raccomando, mandatemi la foto che la mettiamo sul calendario, ne mancano ancora poche, quindi chi prima arriva metteremo, perché dobbiamo completare le 200 foto, non ti spaventare, tranquillo, le 200 foto. Quindi allora vi aspetto a Bari per il 2 e il 3 novembre, oppure ci si vede il 25 e 26 a Cesena, perché porto anche dei soggetti a un paio di amici che me li hanno chiesti. Io vi saluto, vi do la buona giornata, ci vediamo domenica prossima. Tanti saluti da Grace. Eccola qua. Ciao!